Buongiorno mondo, ho salutato da 5 minuti Eloisa, Vincenzo e Alma che mi hanno ospitato in una maniera che solo i calabresi sanno fare. E sono sulla tangenziale delle biciclette di Bologna, cercando di uscire appunto da Bologna, e mi aggancerò alla traccia che mi sono disegnato per andare in direzione degli Appennini. E oggi si fatica, ragazzi, pedala Giappino che inizia la salita. I primi 6-7 km uscendo da Bologna andando verso l'Appennino sono un falso piano costante al 2%, 3%, con qualche discesino, ok? Però 6-7 km che servono giusto per scaldare le gambe, per poi raggiungere i 30 km che dovrò fare con salite, con punte anche, con percentuali a doppia cifra. Quindi game on, ragazzi, game on. Aspettate che cerco la ciclabile, perché qua c'è caos, macchine ovunque. Va bene, eccomi qua, e guardiamo la strada. Ci siamo, 175 km ad Arezzo. Ovviamente che non farò oggi, Oggi punto a fare almeno la prima parte di salite, il primo valico, e poi domani penso al secondo. Una cosa per volta, ragazzi, una cosa per volta. Che ciclabile stupida che mi ributta subito in strada. Game on, game on. Pedala, Giappino, pedala. Se fin qui si è scherzato, ora bisogna veramente pedalare. Cominciano le salite vere. Da qui si fa la curva là e si inizia a salire, e le salite iniziano ad avere percentuali oltre il 10%. Il problema è che ho trovato tre fontanelle, neanche una che funzionasse, tutte chiuse e spente. Spero di trovarne a breve, ne ho ancora di acqua, però è sempre meglio ricaricare. Ho una borraccia vuota, ma ne ho ancora tre piene, perciò per ora sono in regola, ma devo trovare da bere. Quindi Giappino, smetti di parlare e pedala, Giappino, pedala. Ragazzi, mi tolgo il primo strato di vestiti perché ci sono 14 gradi. Ma in salita inizia a scaldare, quindi togliamo almeno il pile. Tengo l'antivento, che sono vecchio, non vorrei mai prendermi un colpo sudato con questa arietta che c'è. Va bene, è una scusa per fermarsi, spogliamoci. Ah, bella fresca l'aria. Però pedalando si suda. Buttiamo un po' giù di chili e di grasso di troppo. Ci siamo, game on. Si riparte. Senza paura delle salite. Io ve l'avevo detto che la pacchia era finita, guardate un po'. Si comincia a salire veramente. 13% e può solo peggiorare. A dopo. More moments later. Ho controllato su Komoot. Quel 13% che scende in alcuni punti al 10 dura per 3 km e mezzo. Ho fatto solo i primi 500 metri e sono già bollito. Guardate un po', si sale, pian pianino ce la faccio, col mio tempo, datemi fiducia, al massimo ritorno indietro. Ciao ragazzi.
vero che sia quasi mezzogiorno, quindi c'è un sacco di foschia all'orizzonte, però guardate che paesaggi e che panorami. Sono sulla strada della Futa e questo è quello che vedo dalla quota di 560 metri di altezza. Si prosegue. Per fortuna adesso sta un po' spianando, siamo tra il 2 e il 4%, qualcosa all'8, ma si va tranquilli, tra poco si risale di nuovo, ci sono di nuovo salite a doppia cifra di percentuali, 12%, quindi mi godo questo pezzo qua tranquillo e poi si spinge e mi dovrò fermare anche a mangiare tra un po'. A dopo, ciao ragazzi! Ragazzi, è 1:40, ho fatto 41 km, però 935 metri di dislivello positivo, sono al Santuario Madonna dei Boschi, mi sono messo su una panchina là in fondo al sole e mi faccio una pausa con i panini che mi hanno fatto con tanto amore Eloisa e Vincenzo questa mattina prima di partire, quindi grazie a loro anche oggi si mangia e buon appetito a tutti, a dopo. Panini mangiati, mela mangiata, mi sono rinfrescato anche le mani là che c'è la fontanella e si riparte. Si riparte, dovrei fare una ventina di chilometri, però con ancora della salita, quindi con calma e pazienza, con calma e pazienza. Pedala Giappino, pedala. Ciao a tutti. E i 968 metri del passo della Raticosa, faticosamente, li ho raggiunti. Eccolo qua. Ora vorrei andare a Firenzuola e bivaccare lì in qualche modo. Da qua dovrebbe essere quasi tutta discesa fino a Firenzuola, a parte un paio di salitine abbastanza leggere, quindi 15 km, 13, dice il cartello. E ci sono. Cambio di programma, al posto di scendere a Firenzuola come avevo pianificato, come avevo guardato tramite Komoot, al bar del passo della Raticosa mi hanno consigliato di continuare comunque sulla Futa e andare direttamente verso Borgo San Lorenzo per evitarmi uno dei passi che c'erano dall'altra parte, nell'altra strada che avevo pianificato. Quindi ho provato a contattare anche un wash hour proprio a Borgo San Lorenzo e spero che mi risponda. Mancano 30 km a Borgo San Lorenzo, se non ha la disponibilità o se non mi risponde mi fermo un po' prima perché sono già comunque le 4:30 e tra poco inizia a fare buio e freddo e se devo piantare la tenda è meglio fermarmi prima. Se invece mi dà la disponibilità cerco di farsi 30 km, tanto sono la maggior parte in discesa più qualche strappettino, ma si va, quindi incrociate le dita e speriamo che mi risponda al wash hour. Oh, si vola in discesa rispetto a prima, si vola! E anche il passo della Futa, 903 metri, è fatto! Dai Giappino, dai! Ah, pedaliamo e aspettiamo la risposta del ragazzo di Wash Hour, della famiglia, è una famiglia alla quale ho scritto, quindi vi aggiorno dopo. Thank you.
tenda. Spero di non iniziare a cercarlo quando fa già buio e freddo, ma è colpa mia, quindi mi muovo e sto zitto. Meno male che adesso c'è un po' di discesa e recuperiamo un attimo. Sapete benissimo che i miei piani sono sempre a CDC, quindi ennesimo cambio di programma. Sono le 6.05, il sole come vedete sta tramontando, la famiglia su Warsh Hour non mi ha risposto, quindi visto che mi mancano ancora 17 km a Borgo San Lorenzo ho deciso comunque di fermarmi in questo boschetto. Non sono lontano dalla strada che stavo percorrendo, ma sono super imboscato, quindi adesso monto la tenda prima che venga buio, tanto comunque non mi vede nessuno e così almeno la monto vedendo ancora qualcosa. E poi mi faccio da mangiare, mi riposo e solite tiritere, Instagram eccetera eccetera eccetera, e quindi si dorme sperando che non vada sotto zero anche stanotte. Buonanotte a tutti!